Vi sono due immagini che meglio di tutte descrivono la situazione tragica in cui versa l'odierno ceto degli intellettuali. Le due immagini sono quella del banco di pesci e quella del clero. Partiamo dalla prima. Gli intellettuali oggi si muovono a banchi come i pesci, seguendo le correnti del politicamente corretto. Gli intellettuali, cioè, come ricordava anche Costanzo Preve in un suo magnifico libretto intitolato Il nuovo clero, sugli intellettuali appunto, gli intellettuali si muovono a banchi compattamente seguendo le correnti del politicamente corretto e dunque assecondando sempre l'ordine ideologico dominante. Gli intellettuali oggi sono il nuovo clero, uso la seconda immagine proposta, per il fatto che hanno preso il posto del vecchio clero. Il vecchio clero, monaci, preti e così via, e oggi ha oggi una nuova funzione, che è quella di assistenza degli ultimi, una benemerita funzione di assistenza degli ultimi. Il nuovo clero invece è dato dagli intellettuali, cioè da quel ceto dominato della classe dominante che ha come proprio obiettivo la santificazione ideologica dell'esistente, la mediazione simbolica che permette ai dominanti di essere tali anche sul piano delle idee. Le idee dominanti sono sempre le idee della classe dominante, diceva Marx, e a maggior ragione oggi gli intellettuali si muovono a banchi seguendo queste idee dominanti e legittimandole e insieme svolgono la funzione di nuovo clero della legittimazione integrale del potere. Gli intellettuali oggi sono un clero che non crede in nulla e parla di tutto. Sono intimamente pervasi dal nichilismo e assetati del potere. Sono totalmente organici alle logiche dominanti e le riproducono simbolicamente. Essi non soltanto seguono le correnti del politicamente corretto, ma di più diffamano, delegittimano e continuamente vituperano chiunque osi pensare da sé andando controcorrente. Chiunque oggi osi andare controcorrente mettendo in discussione i dogmi del politicamente corretto, subito viene diffamato anzitutto dal ceto, dal clero degli intellettuali, che lo bollano come fascista, stalinista e così via, utilizzando appunto in senso adattivo la funzione critica, portando avanti cioè una critica che ha come proprio obiettivo principale la santificazione dell'esistente e non già la sua messa in discussione. Una critica che di più subito mette fuori gioco chiunque osi intraprendere la via della critica vera, quella antiadattiva, quella che mette in discussione l'ordine dominante. Da questo punto di vista, la vera critica demistificante dovrà necessariamente intrecciare l'elemento della critica del potere esistente e insieme l'elemento della critica degli intellettuali come mediatori simbolici del potere dominante.